Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, oggi è 20 marzo 2022 e siamo ancora una volta in provincia di Viterbo, tra Civita Castellana e Nepi. Stiamo passeggiando su un ponte romano. Sì. Ah, dall'altro. Oggi andiamo a vedere la Tagliata Fantibassi, Falle di Novi, che è un'antica città etrusca, e il Cavo degli Zucchi. Qui siamo all'interno di una tomba, qui si va un'altra. Queste sono le nicchie. Queste sono le nicchie dove riposavano i morti. Di qua c'è un ponte romano sul fosso maggiore che però è crollato. Ecco, si vede da qua, attraversava fino all'altro lato del fiume. Ok. Altra tomba etrusca. Thank you.
sogno. Te l'ho detto. Davvero, sembra. Altra tomba etrusca, questa bella isolata al margine del fiume, sicuramente era di qualcuno con grandi possedimenti. Sembra una cappella, qualcuno molto ricco, una cappella. Lì c'è un piccolo ponticello con una piccola cascatella. Perché alle 8 c'erano tutti quello che è zantarone. Questa quelle lì non pizzicano però. Non lasciare là lo stesso. E questa è la tagliata Fanti Bassi. Ok, guarda che ti ho cercato il tasso. Bello, bellissimo. Peccato che con la telecamera che vuoi riprende, quello che vedi con gli occhi è tutta un'altra storia. È una tomba etrusca o meno. È tecnologica, c'è una televisione. C'è un ultimo quadro su un tronco con corda per reggersi, no, quello abbiamo fatto sulla cava dei Fanti Bassi. E subito dopo. Dopo un lunghissimo percorso, tutto a piedi, in questa strada larga, bianca, bellissima, che costeggia il fiume, abbiamo incontrato le tombe a camera. Tombe etrusche. Sì, praticamente facevano più buchi e poi ci cadevano dentro. Erano piccolini questi etruschi, eh? Sembra di sì. Qui troviamo un casale molto bello, grande ma abbandonato. Con un uliveto immenso.
Adesso imbocchiamo questo percorso bellissimo, già si vede da qua, è la via Merina, terzo secolo avanti Cristo. Wow, sembra un percorso da fiaba. Infatti ecco la prima strega. Avvicinandoci a Faleri Novi incontriamo la prima torre, o i resti della prima torre, perché gli abitanti di Faleri Novi ne costruirono diverse, e queste sono le prime che si incontrano andando in questo insediamento, andando verso questo insediamento. Adesso attraversiamo questo guado scivoloso. Ok. Questa dalle dimensioni sembra una tomba di un bambino. Eh? Una tomba di un bambino, perché è molto piccola rispetto a quelle che abbiamo viste finora. Finalmente siamo arrivati ad uno degli ingressi di Faleri. Qui abbiamo incontrato un fiume
che dall'odore e dal colore del fondo si capisce che è acqua solfurea. Ponticello del fiume di acqua solfurea. Eccoci qua, dopo un lungo cammino bellissimo in mezzo alla natura, siamo arrivati in questa splendida necropoli. Necropoli etrusca e si chiama Capo degli Zucchi. Qui siamo all'interno di una tomba etrusca. Dalle dimensioni si evince che erano piccolini questi etruschi. Ok cari amici, il nostro giro finisce qui, anche oggi abbiamo fatto i nostri 12 chilometri, quasi 13, e niente, un saluto e alla prossima, ciao!